Buongiorno, oggi è l'ultimo giorno, stasera ci sono i Nick Space Awards e siccome il tempo a disposizione era veramente tanto poco, praticamente avevo un paio d'ore per girare un pochino e vedere qualche posto e poi tornare, mangiare, lavarsi eccetera, io siccome devo lavare i capelli ci metto una vita e non ce l'avrei mai fatta, ho deciso di venire sul rooftop dell'hotel per rilassarmi un attimino e magari farmi anche un bagnetto, cosa che non lo so perché era un leggero venticello, quindi non ne ho idea, però vi faccio vedere il panorama. E io mi sono messa praticamente su questo sdraio con vista ville, adesso mi spalmo di crema e mi rilasso. Buonasera, stiamo andando alla location dei Nick Space Awards, siamo io e l'Ale qui. Perché la Valeria e la Loretta sono andate prima in location in quanto Nyx aveva preparato una sorpresa per tutti i vincitori degli altri paesi. Quindi adesso vediamo un po' cosa succede, soprattutto dove dobbiamo andare e vi documenterò come al solito la serata. Il trucco di quest'anno è questo, un po' a caso. Il trucco, come si dice, la parola chiave è glitter. Quando non sai cosa fare, di glitter. Entrando c'era questo pre-party dove c'erano appunto tutti gli influencer, gli youtuber, i finalisti, c'erano tutti ed è stato bello perché è stato possibile mangiucchiare qualcosa e anche chiacchierare. Comunque vi ho lasciato tantissimi pezzi del live della serata per farvela vivere un po' in prima persona. Comunque nell'info box vi lascio anche il link allo streaming dove potete vedere lo show completo. Qui c'era Patrick Starr che era uno dei big della serata, sempre disponibile con tutti. Il tema di quest'anno era Emotions, quindi vi lascio allo show e a qualche video. Interactive. You guys need to clap, you need to cheer, you need to make some noise. This is like a party. And if you're all sitting there not making sounds, camera's gonna come in and zoom on you. Or maybe that's what you're doing. Shapeshifters, just like Mystic. They work for the government, and more than emotions, they have body sensors that allows them to feel. The Grays. These guys are really smart. They love science and knowledge. They are responsible for most of the abductions. Why? Because they eliminated emotions from their DNA. Now they want them back to fix their planet and be able to procreate. Hello? Copy that. So it looks like I'm in the wrong meeting and you were not supposed to see that, but I'm gonna show you something. You're gonna look right here very close. Now do me a favor and appreciate every moment in your life. And don't be afraid to show your feelings. Remember, some aliens out there don't have any. What guides us in life? Emotions make us who we are. They shape our passions and drive us to create. But what if all that was taken away?
Allora, io ho una domanda per la persona che mi siede alla destra. Valeria, che non ti si vede. Tu, che sei responsabile, perché ai Face Awards non ci hai portato queste cose? C'hai ragione anche te. E allora io direi, facciamo un appello per i prossimi Face Awards. Face Award winner, who is ready to see who won on tonight? Miss Patrick, are you ready? Giuro, you stand up and do a twirl for the girls. Next Face Award Beauty Vlogger of the Year is... Oh, it's a giant envelope, guys. We are, and the trophy is getting bigger. Io tifo per la Sanchez. Are you ready? Dopo lo show ci siamo appunto ritrovati sul rooftop, che è lo stesso dell'anno scorso, e per me è stata un'emozione veramente tanto forte poter ritornare lì e rivedere gli stessi posti e ripensare all'anno scorso. E a me è piaciuto tantissimo, sono stata contenta che abbia vinto Laura Sanchez, anche se Pombelli era una delle favorite, ma aveva fatto dei lavori veramente pazzeschi. Però l'ultimo lavoro della Sanchez secondo me meritava veramente tanto. Come potete vedere, Girls Night, noi ci siamo divertite un sacco a ballare come delle matte, vi giuro. Qua tra l'altro era partita Beyoncé, quindi addio a tutti. Io ringrazio infinitamente Nyx per avermi invitata anche quest'anno, è stato un regalo davvero incredibile e spero tanto che vi siate divertite anche voi. È anche merito vostro se io ho potuto ripetere l'esperienza, e spero che con questi vlog io abbia potuto farvela vivere e avervi portate con me. Quindi ancora grazie mille per sostenermi, siete preziose e io vi adoro, adoro la nostra famiglia pandemoniesca. Vi mando un bacio enorme, grazie ancora e ci vediamo al prossimo video.